Volevo chiedere a Stefano se c'è una situazione o delle situazioni in cui lui nella vita si sente in pericolo. Un po' te lo chiedo perché secondo me tutti i tuoi fan e le tue fan, che sono tantissimi, perché tantissima gente è molto appassionata di crime, il tuo podcast è molto seguito, proprio perché regali alle persone quella cosa che mediaticamente rispetto a questi argomenti si regala poco, cioè la possibilità di farsi le proprie emozioni, no? Tu sei un freddo raccontatore, e freddo nel senso buono, cioè racconti fatti senza metterci del tuo. Questo fa sì che le persone possano farsi un'idea propria, è un po' un'operazione rabbinica quella che fai, però questo è. Dopodiché però mi chiedo il tuo dove stia, cioè ci sono delle cose che ti fanno particolarmente paura, delle situazioni in cui tu ti senti in pericolo o in cui non ti trovi perché ti sentiresti in pericolo? Allora, io non ho paura delle persone generalmente, cioè non, anche se giro di notte così, non ho paura. Ci sono situazioni che psicologica, io per esempio ho il terrore di rimanere chiuso in ascensore. Ok. Quello mi fa paura. Mm. Ma passare, che ne so, dentro il Parco Sempione di notte non mi fa paura, non so perché, perché penso di potermi difendere o perché forse ho una fiducia. Pensi di poterti difendere o pensi che nessuno ti attacchi? Penso, sono due cose molto diverse. Allora, penso che sono un privilegiato perché sono uomo, alto, abbastanza, diciamo, non uno che dici io questo lo stendo in un attimo, e quindi quello può darsi che ancestralmente mi fa sentire più sicuro. E un po' perché anche forse ho imparato anche a convivere con queste cose, nel senso che ci sono situazioni di pericolo che tu non puoi gestire, certo, e puoi gestire al momento, cercare di gestire al momento quando accadono. E poi perché penso che le persone poi siano meglio di quanto è stupendo visto il lavoro raccontate. Che fai. Sì, sì. No, nel senso che quelle cattive, certo, esistono, le persone cattive sono veramente pochissime. Okay. Non è un caso che risponda tu che hai questo approccio al crime. Sì, certo, certo. Ma parliamo di musica, che è una delle cose, è una delle, nei racconti delle cose di paura, la musica ha un ruolo enorme, enorme. Certo. E ti abbiamo chiesto di scegliere dei pezzi. Partirei da questo che hai scelto. Questo è Vertigo di Hitchcock ed è perfetto per, pensate, immaginatevi una situazione di pericolo, più di così non può essere dato. Che è anche musica dolce questa, papà. Sì, ma non deve essere una musica che ti martella, horror. È il preludio, perché spiega una verità, che dentro di noi ci sono tutte queste corde. Dei preludi. Sì. Cioè la dolcezza, la calma, forse solo apparente, è ma anche il contrasto tra una dimensione. Se tu hai un ricordo triste, associ una musica felice, ti spezzi le gambe, cioè piangi che non ti fermi mai, sì, più. Sentiamo la prossima, che non me l'aspettavo. Questa per l'atmosfera, Laurie Anderson. Perché questa devo dire, onestamente, me l'ha suggerita Luca Sofri, il direttore del podcast. E però gli do ragione, in effetti è perfetto. Cioè, sì, non è una musica per far paura, però prova a immaginartela di sentirla di notte mentre attraversi il Parco Sempione. Anche prima di andare a letto, lo senti, se non ti dà l'idea di qualcosa di misterioso, sì, intorno a noi. Sì, perché c'è. Perché poi è il mistero che ti dà paura. E neanche mi aspettavo questa. This is the end. Beh, anche questa per l'atmosfera, perché ti immagini proprio una, non so, una fine del mondo, io mi immagino su questo. Quindi non una cosa efferata, no, questo è il macello generale. Il dolore assoluto. Lo sfascio definitivo. Dolore. Porca. E poi lui impersonava tanto il dolore dentro di sé. Un altro non sobrissimo e che in qualche modo mi ha colpito in questa tua selezione. Stai parlando dei Cure con Lullaby. Perché anche questa è di atmosfera, ti dà un senso di
di insicurezza, di angoscia, che però è anche di inquietudine, ecco, giusta, la parola giusta è inquietudine, sì. Anche se poi c'è molta dolcezza, beh, porta il titolo più dolce del bellezza, mondo, sì, Lullaby, sì, che è la Nina Nanna, no? È il contrasto tra queste due cose. Poi dipende appunto le parole che usi nelle Nina Nanne, perché sì. Che sono... che sono delle terrificanti, volte delle cose terrificanti, infatti ha molto a che fare con quello, perché ci sono proprio i mostri di cui si nutre la nostra pancia, che ci offre la stampa, no? I mostri, sì, esatto. E poi ci sono delle filastrocche, soprattutto anglosassoni e meno nella nostra cultura, che sono veramente terribili. E... ma ti dirò, anche in Sicilia, mia mamma è una siciliana. Ah, sì, può darsi che... c'è roba grossa. C'è roba grossa. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Vabbè, Madonna la paura. Questo è il capolavoro, perché quando uscì questo film e questa musica, Mike Oldfield è proprio... quello che non capisci, cioè quello che può succedere, c'è tutto in quel film, c'è tutto in questa musica, quello che non sappiamo, che può succedere all'improvviso, che ti colpisce nelle persone più care, in questo caso era la figlia, una ragazzina, e che niente riesce a capire, né la scienza, e tu ti affidi allora alla religione, che però soccombe di fronte a... E poi queste frequenze alte che fanno spiaggiare i delfini, ragazzi, è una roba... E questo è un capolavoro, vero? Però tu hai detto soprattutto, e questo... questa è una roba personale... Esatto, questa. Questa perché è legata a un ricordo personale. Io andai a vedere... Profondo Rosso al Cinema Alpi di via Ricciarelli con i miei amici quando ero ragazzino, e feci l'errore di andare una domenica pomeriggio che i miei erano via per una vacanza. Ingenuo. Poi tornammo a casa, gli amici dicono ciao, io me li immaginavo nelle loro belle case con i genitori a cena, io no. Al sicuro. Allora io mi misi a letto e circondai il letto di tutte le sedie che trovai in casa, però non dormivo, io avevo un gatto nero. A un certo punto nella notte, non so se è la mia immaginazione o il mio ricordo, arruffò il pelo verso la porta. Stai scherzando? Lì allora sulle sedie mise anche i coltelli di casa. Ho vissuto una notte d'inferno. Quando è venuta l'alba, è stata... Sai, quando che vedi bellezza. L'alba, è l'alba. Però cioè è... proprio non c'è nessun'altra parola che ti dia la gioia, la quiete, l'alba. E fu così che Stefano Nati non fu più bambino, ma divenne un giornalista di cronaca nera. Ma io quella... Con tutto quella che anche questa dell'alba è una falsa storia, perché ne sai quanti ne accoppano? No. Quella donna che se poi si vede nello specchio, certo, che è la cattiveria in persona. Poi c'è una scena che a me è rimasta impressa, di questo pullman che parte, una donna che resta sola in campagna nella casa e ha capito che deve andare via, ma oramai l'ultimo autobus è andato. Profondo e Dario Argento, in questo è un genio, ha fatto anche lì un capolavoro di ma infatti di film, paura, vero. Di film di cui ha avuto più paura Stefano Nazzi, ne parliamo anche di questi.